Buonasera, siamo qua al Musa di San Giorgio di Pesaro. Io sono Barbara Cianelli, la curatrice della mostra di Melania Tozzi, Intrecci, che è per la prima volta esposta nelle Marche. E, Melania, a te. Perché questa mostra è così particolare, questi materiali sono così di riciclo? Perché hai deciso di utilizzare questa tecnica? Bene, allora, innanzitutto vorrei dire che l'idea è nata da uno sbaglio, una mattina che una tazzina si è rovesciata sul mio quotidiano e quindi da lì è venuta fuori una bellissima macchia che poi si è riproposta, secondo me, in una bellissima immagine. E ho voluto riprodurre alcuni miei pensieri e sensazioni in queste tele. Il caffè è sicuramente la bevanda più utilizzata al mondo e accomuna un po' tutte le culture, e quindi è per questo che la rende unica. Grazie. Le opere credo che siano, dal mio punto di vista, molto innovative, perché comunque riprendono poi quello che è un pochino tutta la politica attuale, no? Del riciclo, quindi il riutilizzare dei materiali che altrimenti verrebbero gettati è comunque un modo intelligente di fare arte. E quest'arte, come tu hai parlato di sensazioni ed emozioni, credo che le esprima al massimo, perché tu in ogni opera comunque sia metti veramente qualcosa di tuo. Sì, sicuramente. Poi mi piace molto accostare, dare questo contrasto con i materiali naturali, appunto, e quelli di riciclo. Perché è anche un messaggio che secondo me è importante oggi, ritornare un po' alle vecchie origini e quindi abbandonare un po' la tecnologia e appunto le cose fredde e metalliche come possono essere oggetti che propongo sui miei lavori e che fanno proprio da contrasto a invece colori caldi e molto avvolgenti come quelli del caffè o altre fibre naturali. Grazie, quindi vi aspettiamo al Musa fino al 13 di gennaio e grazie a tutti gli ascoltatori di WebTV.